Benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video della rubrica 100 modi per risparmiare che trovate sul blog. E oggi, dopo aver parlato di come utilizzare il caffè per fare lo scrub, parliamo invece di come comprare capi di marca, che quindi durano anche 10 anni, scontati dell'80% almeno. Allora, ho notato che spendere poco, soprattutto per le scarpe o per alcuni tipi di capi d'abbigliamento come per le giacche, in realtà al posto di risparmiare ci porta a spendere troppi soldi per niente. Questo perché, vi faccio un esempio, se io compro delle scarpe al supermercato no brand a 15 euro, dopo 2 mesi, se le utilizzo tutti i giorni, si romperanno, mi faranno male i piedi e quindi dovrò buttarle. Se invece compro delle scarpe di marca che varrebbero magari 100 euro ma le pago solo 30, mi durano anche, non dico 10 anni ma almeno 5 anni, anche se in realtà ho notato che più le scarpe costano, per esempio quelle che ho pagato 100-200 euro, più in realtà durano nel tempo. Quindi se io riesco a trovare delle scarpe da 200 euro a 30 euro, perché magari sono di vecchie collezioni, quindi in realtà il brand le, tra virgolette, sta provando a vendere per farle fuori, in realtà io ci risparmio, perché essendo la scarpa di super qualità mi durerà veramente anche 10 anni. Io ho delle scarpe che ho da 10 anni e tutto la sto utilizzando, non mi fanno male i piedi e non hanno buchi, segni d'usura. Quindi in realtà, se mentre facciamo finta sempre della scarpa che costa 10-15 euro, ogni 2 mesi va cambiata, quindi spendo 90 euro all'anno, se vado in realtà a comprare una scarpa che in realtà costerebbe 100 euro ma la pago 30 e mi dura 10 anni, in realtà vado a risparmiare tantissimi soldi. Ecco, i siti che utilizzo di solito sono due, super famosi, però ci tengo a dare la mia review. Sono Privalia e Saldi Privati. Ogni giorno mettono delle nuove, tra virgolette, campagne, che sono dei lanci di brand, no? Può essere Guess. Ci sono veramente tantissimi brand, anche Elisabetta Franchi, Alberta Ferretti, Burberry, però ovviamente bisogna fare una cernita a seconda del nostro budget. Ma ci sono anche brand normali come Nike, come Puma, come Asics, come Fila, come, aiuto, tutti quelli che potete immaginare. Addirittura ci sono anche cose super scontate di Pull&Bear OVS, quindi tutti i brand che volete sono qui sopra, ma costano veramente pochissimo. E ovviamente ci sono anche i periodi di spedizione gratis, dove conviene ancora di più comprare, perché non solo tutti i capi sono all'80, al 70, al 50%, ma non c'è neanche la spedizione. Quindi in realtà risparmiamo più a ordinare su questi siti che andare con la macchina in un negozio fisico. Vi lascio giù nell'info box dei link, perché per esempio Privalia, se vi registrate, vi dà anche 10 euro di buono da spendere, e quindi è anche una cosa ancora più vantaggiosa perché c'è un ulteriore sconto. Volevo dire un'altra cosa: mi raccomando, controllate sempre le etichette, perché io ho notato che per esempio a me i capi in cotone durano anche 5-6-7 anni, mentre ovviamente i capi cheap, tipo con il materiale cinese come può essere la stane poliestere, in realtà non mi durano neanche 3 anni o 2 anni, oppure si rovinano, comunque hanno i pallini, si bucano, e quindi preferisco anche qui investire su tessuti di qualità, anche perché nel cotone per esempio non sudo, mentre è probabile che nelle poliestere io debba farmi 3-4 docce, perché alcuni materiali sono veramente pessimi e quindi fanno sudare, perlomeno alcuni capi secondo me fanno sudare tutti, altri la maggior parte delle persone. C'era un'altra cosa che volevo dire che mi sfugge adesso. Ah sì, il budget che mi do per risparmiare. Allora, ripeto, io di solito cerco di consumare, tra virgolette, anche le scarpe e i vestiti. Sapete che se c'è un piccolo buco, oppure se sono delle scarpe, per esempio degli stivali, dove si rovina solo la suola, porto dal calzolaio con 5 euro e faccio aggiustare la scarpa. Se invece però la scarpa si buca sopra, ovviamente non è che posso andare in giro con i buchi o con le scarpe rotte che fanno male, quindi in quel caso le butto. Di solito io, tra virgolette, consumando tutto quello che ho, tra l'altro a me consumare le magliette, cioè quando io arrivo a consumare una maglietta, quindi
a non aver buttato via nessun soldo, cioè sarò matta ma mi sento soddisfatta, un po' come i prodotti finiti. Dicevo, mi do un budget di 150 euro perché in realtà, essendo che questi capi super, tra virgolette, di marca costano veramente pochissimo, quindi al massimo spendo 20, 30, 40 euro, ma che in realtà io ho bisogno in un anno di cose, tra virgolette, che non ho, quindi che mi mancano, al massimo di 3-4 cose. In realtà 150 euro al massimo all'anno a me bastano per capi che magari in totale costerebbero anche 500-600 euro, quindi in realtà io me li faccio andare bene così. Poi magari c'è un anno in cui mi rendo conto che non ho, tra virgolette, avuto grandi spese, quindi posso anche permettermi di investire magari, se ho voglia, di più in un capo, magari 70 euro in un capo, che però ovviamente mi durerà nel tempo. In linea di massima, mi sono resa conto che più che la marca bisogna guardare l'etichetta, perché veramente i capi che per esempio sono in lino e in cotone durano tantissimo, mentre gli altri no, anche se sono del brand più prestigioso del mondo, se però il capo non è fatto in questi materiali, quindi è fatto in materiali scadenti, in realtà comunque si rovinerà prima e non ha molto senso. E nulla, questo è tutto, ti mando un grosso bacio e fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti, se hai già comprato su questi siti, se li conosci, se hai altri siti da consigliare, commenta qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!